Le scelte per una sanità migliore, un convegno a tutto campo che si è svolto nella sala consiliare della provincia di Teramo, organizzato dai sindacati CGL e CISL e che ha ruotato intorno all'incerto futuro della sanità teramana soprattutto. Nessuna riorganizzazione all'orizzonte, una regione latitante, scippi continui di posti letto che penalizzano solo Teramo. Sono questi gli argomenti affrontati nel corso dell'incontro e sul nuovo ospedale teramano la richiesta di un nosocomio assolutamente di secondo livello. Oggi fate un bilancio sulla sanità teramana. Qual è questo bilancio? Il bilancio è di una sanità che sta indietro perché insomma da parecchi anni noi ci troviamo con una serie di problemi che sono sempre gli stessi, mi riferisco alla lista d'attesa che sono diciamo una barriera rispetto alla diagnostica dei cittadini e sono anche poi un elemento di disuguaglianza ulteriore per chi magari chi può magari fa la visita privata, ma chi non può invece gli anziani, ma le famiglie che hanno a basso reddito rischiano comunque sia di continuare ad avere un problema nell'accesso alle cure. Ma un altro problema annoso è la mobilità passiva. Noi abbiamo una mobilità passiva che è il doppio di quelle che sono in pratica le altre province. E come si superano questi problemi? Ma guardi, faccio un esempio. Noi una cosa che abbiamo anche osservato questa mattina. La mobilità passiva significa che risorse che vanno fuori dal territorio, risorse anche in termini di lavoro, perché non va dimenticato mai che chi va fuori lì trova qualcuno che glielo fa e quindi c'è qualcuno. E significa che noi magari quelle opportunità, quei servizi, quelle attività le dovremmo offrire noi come territorio. E per l'ospedale che cosa pensate? Ma per l'ospedale abbiamo detto intanto che è necessario sicuramente, noi pensiamo che il secondo livello sia l'obiettivo sul quale tendere. Però abbiamo detto dove facciamo, perché la discussione dopo è quella che piace, è quella del campanile, noi proviamo a sfuggire da quella del campanile e proviamo a ragionare, tant'è che abbiamo detto che prima di fare una scelta che sia in qualche modo altra rispetto alla collocazione di oggi è importante capire che cosa ci facciamo del Mazzini.